Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di The Honor Red. Come vedete, dopo un secolo, quasi, ritorno a fare video, ma questa volta portiamo contenuti molto diversi su cose che io sono bravo. Belle le zucchine comunque. Ok ragazzi, come abbiamo detto, come già detto in live, faremo dei video particolari, nel senso che ogni sabato o domenica io e Nati, ovvero Samiki, per chi non conosce Nati, faremo dei video, faremo una live sul suo canale di un piatto che preparo io una volta a settimana. Ovviamente faremo la replica sul mio canale YouTube di quello che abbiamo fatto, ma in modo diverso, con riprese diverse e con cose diverse. Bene ragazzi, il piatto è molto semplice, è un amore. Cosa si tratta di questo piatto? Si tratta di zucchine e pancetta. E si aggiunge anche l'aglio. Un piatto molto semplice, veramente semplice, anche se vuoi imparare a cucinare all'inizio, è la cosa più semplice da fare, penso. Non una, l'unica, ma ce ne sono tantissime di cose facili da cucinare. Però questa è anche una parte molto semplice. Comunque si lavora con questi ingredienti. Ve li faccio vedere tutti. Con olio, sale, pepe, aglio, pancetta e appunto zucchine. Bene ragazzi, intanto dobbiamo tagliare le cose. Io vi do un consiglio per quanto riguarda la pancetta, no? La pancetta, io ho usato quella là a cubetti, che è la pancetta dolce, che ovviamente non ve la consiglio di usare questa, ma la pancetta affumicata dal macellaio, da lui, anche se volete farvela già tagliare, è una cosa molto buona. Però se volete, io sto usando un'alternativa perché mi rompevo il cazzo di scendere e comprare la pancetta, sì. È un'alternativa per quanto riguarda al posto della pancetta affumicata. Potete usare la pancetta normale, quella là a cubetti, che potete trovare ovunque praticamente. Adesso ragazzi, la prima cosa più importante, visto che la pancetta già è stata tagliata, noi dobbiamo tagliare le zucchine e l'aglio. Iniziamo con l'aglio, ovviamente. Dobbiamo togliere, per quanto riguarda la protezione, come si chiama questa in realtà, ragazzi? Scrivetelo su YouTube, perché io non lo so. Intanto devo togliere anche il culetto. Togliamo le parti. Minchia, è duro quando un pene è questa roba. Intanto togliamo tutto. L'aglio non deve essere deve essere messo intero, ragazzi. Non deve essere tritato, assolutamente no. Ovviamente, se notate, in questo caso, come il mio aglio, in questo caso vedete che c'ha delle macchie nere, queste qua, ovviamente cercate di toglierle, che potrebbe essere muffa e cose del genere. Ok ragazzi, togliamo quello che fa schifo, lo togliamo assolutamente e mettiamo qui. Allora, perfetto, l'aglio è stato tagliato tra virgolette. Non capito tutto quello che è capitato a me, che c'è un aglio un po' malaticcio, toglietelo sempre in marcio ragazzi. Adesso dobbiamo tagliare ovviamente le zucchine. Dobbiamo tagliare assolutamente le zucchine. Intanto prima togliamo queste cose inutili. Prima cosa, dobbiamo fare una cosa molto importante, ovvero dividere a metà le zucchine. Tagliarle tutte e due. Comunque sì, bastano due zucchine, poi vi scriverò tutti gli ingredienti, tutto quello che serve. Quello che serve è la quantità, in particolare, dei prodotti. Vi dico, la pasta, io userò una pasta diversa, però potete usare la pasta che volete voi. Io userò una pasta diversa, ma sarebbe consigliato usare un tipo di pasta che comunque vi scriverò tutto in descrizione, oppure ve le farò vedere, non so, intorno al video e capirete tutto. Allora ragazzi, adesso dobbiamo tagliare questo in modo giusto. Ovvero, dobbiamo fare tipo dei cubetti. E iniziamo. Allora, usate il silenzio, ma qui ci vuole tanta concentrazione. Allora, i cosi come devono venire? A forma di triangolo, praticamente. Sarebbe la miglior modo, è caduto qualcosa, ma purtroppo ragazzi non ho le attrezzature giuste per quanto riguarda cucinare in modo adeguato, purtroppo. Adesso ragazzi, questo è il mio unico problema. Quasi, ho quasi finito di tagliare le zucchine e poi passeremo in cucina, no? Dove faremo tante cose belle, food porn praticamente. Già questo forse è un food porn, chi lo sa, può essere o come non può essere. Manca l'ultima zucchina, facciamo tranquillamente
In casa, ragazzi, vi dico, state attenti con i coltelli, per chi non li sa usare, attenti a tagliarvi le manine. Vi ricordo che c'è una tecnica semplice per tagliarli. In casa ci sono anche tutorial su YouTube. Sì, stranamente ci sono anche quelli di tutorial, come tagliare la cazzo di zucchina. In caso, dobbiamo farlo anche noi. A posto. Adesso che abbiamo tagliato tutto, ragazzi, è stata una cosa molto dura in questo momento, perché stare seduto e tagliare da seduto lo sconsiglio assolutamente. Però purtroppo la tavola è alta, io non ho una buona posizione per far vedere i tagli, devo soffrire per quanto riguarda della tavola in questo caso, quindi sarò un po' in difficoltà a differenza vostra per quanto riguarda il tagliare, perché comunque stare seduto è sbagliato, si dovrebbe stare alzati e tagliare così, la tavola deve essere un po' più alta, quindi in questo caso qui, e tagliare in questo modo. Ragazzi, dopo i tagli ci vediamo in cucina, quindi cambio di scena. Ah, ecco ragazzi, siamo arrivati in cucina, siamo passati in lato cucina, adesso dobbiamo aggiungere assolutamente l'olio. Ovviamente voi misuratela, vi scrivo quanto olio servirà anche, lo vedrete sempre tutto scritto, ragazzi. Intanto appoggio questo qui. Nel mentre si cuoce un po' l'olio, si riscalda, guardatevi, la prima cosa da aggiungere è questo, il bello aglietiello. Poi ragazzi, per quanto riguarda la cottura e tutto, ci dovrebbe... bastano 10-15 minuti, anche 20 se non siete sicuri che sia tutto cotto. Aggiungere assolutamente l'aglio, bellissimo l'aglio. Aspettate che si cuocia, cioè più che altro dare già il sapore giusto. Noi che abbiamo già tagliato tutto, ovviamente non dobbiamo andare di fretta, possiamo fare tutto con calma, mettere a fiamma media e non troppo alta, e poi andremo a faremo tutto tranquillamente. Ebbene, tanto facciamo un po' cuocere l'aglio, già si sente l'aroma che si alza. Adesso ragazzi dobbiamo aggiungere le nostre famose zucchine. Aggiungiamole già, l'olio si è spostato tutto un lato ed è bellissimo. Aggiungiamo, sai che sto sbagliando, devo aggiungere prima la pancetta. Allora, mentre aggiungiamo le zucchine possiamo aggiungere anche la pancetta, oppure come preferite. Potete già mettere prima la pancetta, cioè la cosa corretta è aggiungere pancetta e poi subito le zucchine, perché comunque la pancetta, a differenza delle zucchine, si cuociono facilmente, si fanno subito. Allora, poi aggiungete tutto tranquillamente senza farvi troppi problemi. Nel mentre lasciamo a fiamma media, senza alzare troppo, senza ne abbassare troppo, deve essere a fiamma media, tranquilli ragazzi, non si brucerà nulla, non esploderà nulla praticamente, almeno si spera che non esploderà nulla. Io ragazzi avevo delle zucchine ancora da usare, quindi in questo momento butto queste qua, però queste qua non fanno parte di quello che sto facendo io, le aggiungo perché sennò sono un peccato buttarle, aggiungo un po' di zucchine in più, non fa nulla, tanto mangio io questo qui, quindi tranquillamente, ma vi do il dosaggio giusto per quanto riguarda le zucchine, la pancetta e tutto il resto. Vi ricordo ragazzi di aggiungere l'aglio, farlo un po' lasciare in modo che si cucina un po'. Poi aggiungere la pancetta, non fate come ho fatto io, prima la pancetta e dopo 5-10 secondi potete già aggiungere le zucchine tranquillamente, senza problemi. Oppure aspettate un po' che la pancetta si rosola e poi aggiungete tranquillamente le zucchine. Quindi in media avete 10, tra i 10 e un minuto di aggiungere zucchine. Fatelo subito perché sennò l'aglio, vedete anche in questo caso, guardate, già si è un po' cotto abbastanza, va a finire che si brucia, quindi... aggiungete subito assolutamente la pancetta. Dopo una ventina di secondi che avete messo l'aglio, fate cuocere un po'. Appena sentite che l'aglio inizierà a rilasciare il suo profumo, il suo bel profumino, insomma, ragazzi, in quel caso dovete aggiungere la pancetta. Poi, appena avete aggiunto la pancetta, dovete subito, però tra i 10 secondi e un minuto aggiungere le zucchine. È un consiglio, se no vi va tutto a puttane, ovviamente. Allora, in questo momento, perché in questo caso
l'aglio e il resto non si brucia aggiungendo le zucchine. Perché ragazzi, le zucchine rilasciano dell'acqua. Questa è una cosa stupida, ma le verdure, come sapete, hanno l'acqua all'interno, quindi rilasciano il loro buon sapore, sapore di freschezza della sua acqua. Ah! Mi sono scottato. L'acqua che permette comunque di non far bruciare il resto. Quindi in questo caso l'aglio comunque non dovrebbe avere più problemi. Ok che sia un po' cotto, ma fin questo stadio va bene, non vi preoccupate, non è nessun problema. Anzi, è il giusto. Poi ragazzi, dovete aspettare che pian piano si cuocia tutto a fiamma media. In questo caso io già vi do un consiglio: mentre tutto si cuoce potete già aggiungere la pentola per l'acqua, ovviamente. Prima di farlo vi do un consiglio, un buon consiglio ragazzi: aggiungere il sale, non troppo, perché ricordatevi, la pancetta già di suo è salata, quindi non esagerate con sale. Dopo assaggiate, vedete se è tutto a posto, poi se in caso per voi, perché ognuno comunque ha le sue papille gustative, è un po' troppo insipido, o spero per voi che non sia salato, perché è dopo un problema. Quindi in base al vostro piacere di sale cercate di metterlo in modo giusto. Io aggiungo più di un pizzico di sale, quindi voi tecnicamente, se non vi piace molto il sale, perché c'è chi piace tanto e chi di meno, di aggiungere un pizzico. Poi se per voi è insipido, assolutamente potete rimetterlo tranquillamente altro sale, però fate con attenzione queste cose. Ricordo che la cucina è fantasia e amore, potete inventare al momento le cose, ed è la verità. Allora ragazzi, in questa fase, come sapete, si deve accendere il fuoco assolutamente. Dobbiamo accendere il fuoco, mettiamo su questa fiamma qui, così l'acqua mette più tempo a bollire, in questo caso, così abbiamo il tempo di fare le nostre zucchine, che sono veramente bellissime e sexy, con questa ripresa assolutamente sexy. Intanto ragazzi, vi lascio, vi dico questa serie che sto portando adesso, ovviamente se piacerà. So che questo momento, questo è il mio primo video in questo caso per quanto riguarda la cucina, so che ci sono da migliorare tante cose per quanto riguarda il lavoro fatto, perché comunque ci saranno tagli, ci saranno riprese diverse, ci saranno altre cose fatte in modo molto diverso, quindi noi tecnicamente proveremo a fare qualcosa di utile. Adesso ragazzi, so che ci sarà qui un taglietto, ovviamente è normale, non posso farvi vedere mezz'ora che giro avanti e indietro, sarebbe una cagata. Adesso però c'è qualcosa di importante da fare. Allora, mentre questo continua a cucinarsi, ok, possiamo anche già un po' abbassare la fiamma perché è quasi pronto, spostiamo le due pentole ovviamente. Questa qua la mettiamo dall'altro lato a continuare a finire di cuocere, la lasciamo lì che a fiamma sempre media, la lasciamo a cuocere, così finirà la cottura. Intanto l'acqua la passiamo qui, che sta bollendo. Vediamo che pasta buttare in questo caso. Ragazzi, vi dirò, il tipologia di pasta che verrà buttata è questa qui che vedrete nel quello che vi scriverò, insomma, non nell'immagine, scusatemi. Ma quello che dovremmo buttare adesso sarà un altro tipo di pasta. Questo bel di Dio praticamente. In questo caso siamo gli annati, quindi Nati ruberà il mio cibo. Mannaggia Nati. Intanto ragazzi, mo già morì. Posso morire tra 10 minuti. Beh ragazzi, io vi dico una cosa: il sale si mette sempre prima della pasta. Ok? In questo caso io, che so il dosaggio a memoria, so quando buttarne e quando non buttarne, lo butto a cazzi miei. In questo caso può sembrare troppo, infatti lo è, un po' lo abbasso qua dentro e giriamo la pasta. In questo caso questa pasta sexy. Al momento il sale lo metto qui, tanto magari prima assaggiare e vedere se è buono. Vi ricordo ragazzi, ripeto, quello che faccio io non è legge, ma in realtà il sale si mette prima di buttare la pasta. Ok, è perfettissimo. Il sale può essere un po' usato.
Beh ragazzi, il tempo che la pasta si cuocia e il resto finisca di cuocersi, noi ci sentiamo tra poco. Location, non è vero? Bene ragazzi, adesso si scola la pasta. Non vi faccio vedere la scena di che si scola la pasta perché sarebbe molto triste, ma intanto facciamo il cambio di pentole. Così intanto vedete una cosa molto eccitante: food porn. In questo caso scoliamo un po' la pasta. Allora ragazzi, tornando a noi, abbiamo finito di scolare la pasta, è rimasto qualcosa attaccato perché una certa persona mi fa fare la pasta un po' scotta. Intanto, vabbè, non si è azzeccato nulla di che. Intanto alziamo un po' la fiamma, mettiamo la nostra pasta all'interno della pentola. Ok. Bene ragazzi, adesso questo metto qua dentro. Adesso ragazzi, giriamo. Dobbiamo abbassare un po' la fiamma adesso, dopo aver messo la pasta, giriamo tutto. Mescoliamo. Ovviamente pian piano, sennò esce tutto da fuori. No, mescoliamo pian piano in modo gentile, sexy. Il maccarone si deve sentire violentato in questo caso, violentato, molestato sessualmente. Deve sentire quella zucchina e quella pancetta che penetra il suo buchetto. In questo caso ragazzi, il piatto dovrebbe essere pronto. Vediamo come sarà il sapore. È caduto un maccarone, poverino, si è offeso per la mia battutaccia. Intanto ragazzi, possiamo anche spegnere e passiamo alla parte dell'impiattamento. Bene ragazzi, adesso passiamo alla parte dove metteremo tanti maccheroni all'interno del piatto e faremo qualcosa di assolutamente sexy. Guardate ragazzi come si raccoglie la pasta in modo gentile, gentile senza graffiare la pentola, gentilissimo. Appoggiate la pasta all'interno del piatto. Già sta salendo un buon odore ragazzi, un bel odore. Intanto ragazzi, finiamo di impiattare e ci sentiamo tra poco. E beh, alla fine com'è questo piatto? Buono. Sono 25 euro. Aspetta, ora devo fare... Cioè, la fai tu quella ripresa che hai fatto prima con... Adesso che sono le pagliate. Sì, no. Che schifo, non serve a niente. Posso mettere in... No, come si fa? Vabbè, per adesso abbiamo fatto le cose più importanti. Ora ci vediamo in cui... Tanto verrà tagliato per forza. Allora, la prima cosa ragazzi che dobbiamo fare è aggiungere l'olio. No, devo parlare dall'inizio, aspetta. Adesso devo dire. Ecco, questo deve essere messo nel backstage per forza, porca puttana. Muce sta massa, mamma mia. Maronna, tutto sta attrezzatura. Per 40 visualizzazioni, maronna mi. Maronna! Lei è quella persona che mi ha aiutato con la live. Guardando sempre pure i piatti però. Ma che spaccino sto maccarone, non trovi cadino, mo cacchino a morte. Ragazzi, so che questo video... Ragazzi, so che questo video sarà un po' di merda. Il video per quanto riguarda la cucina era la prima prova, ci sono state alcune cose che in futuro non commettiamo come errori. Ma spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo su Twitch tutti i giorni. 14:30 fino alle 19:00.